Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui insieme a Alberta Ballati. Stiamo parlando di gardenie e lo facciamo in questo momento parlandovi di una varietà a lei molto cara, perché ha un fiore, mi dice, spettacolare. Come si chiama questa gardenia? Questa è una gardenia Jasminoides Climbs Hardy. Il nome sembra un po' difficile, ma la bellezza compensa. Abbiamo capito che Alberta parlare. Piace particolarmente questo fiore, sì, ed effettivamente sì. Il fiore è bellissimo, abbiamo la fortuna di vederne ancora uno qui. Perché è così bella questa gardenia secondo te, Alberta? Allora, secondo me è molto bella perché unisce alla bellezza classica, diciamo così, del cespuglio della gardenia e del profumo del fiore della gardenia, la sua semplicità. Ecco, è un fiore, come vedete, diverso dalla gardenia classica. Ha soli 5 petali e un bel pistillo centrale giallo che svetta, quindi è un po' particolare rispetto alla classica. E vediamola gardenia. Visto che magari qualcuno guarda questo video per la prima volta e dice come sono gli altri, guardate la differenza. Ecco, questa è una gardenia, questa che abbiamo preso, questa è la Double Mint, ecco, ed è un fiore completamente diverso, sembrerebbe un altro tipo di pianta. Il profumo però è lo stesso, questo ve lo quindi posso assicurare. Garantito, sì, il profumo, sì. Il fiore è completamente diverso, è generosa come fioritura? Molto generosa, questa ha ancora diversi bocci pronti a sbocciare nonostante siamo ormai in autunno inoltrato. È una pianta molto generosa e ha una caratteristica molto importante per quanto riguarda l'essere una gardenia. Resiste molto bene al freddo, cosa che le gardenie normali, quelle che siamo abituati a vedere nei nostri giardini, sui nostri balconi, che acquistiamo per Pasqua, via tanto per capirsi, non hanno. Quindi questa è una gardenia che resiste fino a meno 10 gradi. Sperimentati, perché il mio vivaio è in collina, a 500 metri, quindi da me si vede spesso la neve, si vede spesso il gelo, ci sono anche gelate tardive e lei ha resistito a tutte queste intemperie. Quindi è portata ai climi abbastanza più freddi, rigidi. Esatto. E questa è una bella notizia, sì. Per chi abita al nord. Per non rischiare sarebbe meglio comunque tenerla sempre in vaso, giusto? Sì, forse la cosa migliore è quella, in modo da comunque poterla riparare se eventualmente, insomma, si arrivasse a temperature veramente molto molto basse. Allora adesso faccio una domanda proprio da hobbista. Io porto a casa questa pianta che è un vaso, penso, 15. Questo è un vaso 16. 16, no. Quindi la cosa che devo fare subito, tenendolo in un vaso, qual è? Mettiamo che voglio mettergli un vaso logicamente più bello rispetto a questo. Sì. Replico la stessa misura o prendo un vaso leggermente più grosso o molto più grosso? Conviene mettere un vaso leggermente più grosso, non troppo, perché questa è una pianta che, come tante altre, soffre un po' di ristagni. Quindi un 18 andrebbe bene, un 20? Diciamo un 20, ma anche un 22. Ok, però non vado a esagerare, non posso metterla in un vaso molto più grosso. No, perché altrimenti si rischia che l'apparato radicale non riesca a svilupparsi abbastanza in fretta da diciamo assorbire l'acqua che viene data normalmente alla pianta, quindi si rischiano dei marciumi. Questo è una cosa generale, mai mettere una pianta da un vaso in uno molto più grande, a meno che non si metta in terra, vabbè. Allora, e invece io ho sempre pensato di fargli un bel favore, invece l'invasatura almeno fino a un certo livello, finché la pianta non ha raggiunto una dimensione, diciamo, stabile nella sua crescita, la norma è quella di mettere sempre un vaso non troppo più grande. Poi chiaramente c'è pianta e pianta, perché alcune crescono molto velocemente, quindi eventualmente riescono a far girare le radici nel vaso anche abbastanza in fretta, altre invece hanno un accrescimento molto più lento e quindi si rischia lì davvero. Questa è una norma che utilizziamo anche noi in vivaio. Ecco, l'ultima cosa che chiedo, mettiamo giù anche la pianta, anche perché sennò ad Alberta faccio fare gli straordinari. Cosa possiamo dire a livello di malattie di questa pianta? Allora, queste piante normalmente soffrono di poco, se hanno la loro posizione giusta e il loro clima adatto, difficilmente si ammalano.
raramente. Qualcosa che può essere dannoso, diciamo così, sono carenze alimentari, cioè possono mancare dei nutrienti e quindi avere sofferenza nelle foglie, diventano gialle in particolare. Spesso e volentieri ci accorgiamo che una volta passato l'inverno e iniziata la ripresa vegetativa, queste piante hanno le foglie che tendono a ingiallire. Quindi, spesso e volentieri non sono malattie vere e proprie, ma è una carenza alimentare. Vabbè, ora alimentare si dice Cioè, riferita alla ok, pianta, ma insomma però ci la capiamo. classica cocciniglia che io sento sempre nei vivai qui non. Ma è difficile vedere malattie di questo genere su queste piante, a meno che non ci siano infestazioni particolarmente gravi anche su altre piante vicine, però a cose normali questa è una pianta che ha veramente bisogno di poco. Ecco, una buona concimazione all'inizio della primavera e verso metà aprile è il momento migliore, con aggiunta di concimi a base di ferro. Questa a livello di crescita rispetto ad altre gardenie è minore o uguale? Allora, ha un portamento un pochino più denso e compatto, quindi rami più fitti, foglie come vedete leggermente più rotonde rispetto a per esempio anche all'altra varietà che abbiamo visto prima e quindi può essere adatta ad essere coltivata su terrazzi o balconi. Quindi po possiamo usarla, tra virgolette, anche un po'. Passami il termine un po' come siepe, come Fa divisorio. anche delle piccole siepi Sì? volendo, sì, Quindi se io ho un balcone oppure posso mettere nelle classiche cassette per fare delle esatto. siepi. Bene, allora se vogliamo avere un divisorio con il nostro vicino e soprattutto bello Eh sì, profumato, far andiamo. contento anche il vicino. Facciamo contento anche il vicino, ci mettiamo qualche pianta della. Ripetiamo il nome, Gardenia? Gardenia Yasminoides Climbs Hardy. Climbs Hardy, quindi. Tutti i nomi americani ho Sì, notato, sì. quindi abbiamo capito che ad Alberta Ballatti piace molto l'America e sponsorizza spesso i nostri amici Diciamo che sono oltreoceano. varietà molto valide. Bene, vi salutiamo perciò Alessandro, Alberta, tutta l'America vi saluta, vi dà il benvenuto soprattutto qui sul Portale del Verde e vi invita a mettere un bel pollice all'insù. Ciao e alla prossima! Grazie.